Si è conclusa la visita del Presidente del Comitato Europeo delle Regioni con una delegazione che ha voluto vedere e toccare con mano la situazione delle Marche e delle altre regioni colpite dal terremoto. Per noi è stata l'occasione per percorrere insieme a loro un percorso fatto di innanzitutto la presa visione della distruzione del terremoto con Pescara del Tronto e anche situazioni diverse da queste, magari meno visivamente evidenti ma comunque importanti dal punto di vista della diffusione della gravità. E dopo il danno alle case, la rinascita con le casette pronte alla consegna manco mai poche settimane, quindi far vedere ed è stato apprezzato molto la qualità delle strutture che vengono offerte, vere e proprie case nelle quali le persone dovranno trascorrere la loro vita in attesa di vedere ricostruire i borghi storici e le case, ma ricostituendo quelle comunità che sono un po' l'ossatura della nostra regione. E questo spirito è stato apprezzato valutando con grande attenzione la qualità, l'impostazione data alla scelta di riportare le persone nel territorio d'origine. Poi un passaggio sulle strutture pubbliche con l'ospedale da Mandola, non solo privato ma anche infrastrutturazione pubblica e servizi che sono un po' l'ossatura e l'anima del territorio. Quale meglio di un ospedale rappresenta un punto di riferimento per la comunità, l'unico ospedale dell'area di Sibillini che noi vogliamo ricostruire facendo vedere come il terremoto ha colpito duramente anche sotto questo profilo. Passaggio successivo, il tema delle macerie, un tema delicato, affrontato veramente con stile e spirito europeo. Un impianto di grande qualità, quello del Cosmari, che non solo tratta le macerie, le traccia, le separa in tutto quello che è recuperabile, prende quegli oggetti che erano magari della famiglia, della casa che ha visto la struttura distrutta dal terremoto, ma può recuperare un pezzo del proprio vissuto, della propria storia. Quindi una qualità, un'attenzione nel percorso di trattamento della materia che fa vedere che non l'emergenza non ci fa uscire da determinati canoni di attenzione e qualità all'ambiente e rispetto dell'ambiente. Insomma, un quadro della situazione, delle attività, delle prospettive fatto a chi nei prossimi mesi, fino a oggi, diciamo, con misure economiche importanti, con una vicinanza in termini di risorse che hanno sostenuto nell'emergenza e con il 95% del contributo a quanto è stato determinato da parte della Comunità Europea, accompagna con misure di tipo più strategico quello che dovrà essere il rilancio del nostro territorio. E dopo averlo visto, come ha detto il Presidente, vedere sul posto non è come guardare una fotografia o un resoconto giornalistico. Speriamo che questo impatto, questo toccare con mano possa rafforzare ancora di più gli obiettivi che possiamo condividere con la Comunità Europea.